Io, come voi che mi seguite, amo la tecnologia, che però ha il piccolo inconveniente di consumare corrente elettrica nel 100% dei casi. Sono quasi 2 anni che utilizzo Palsy, appunto, come operatore energetico di casa. Ok, è uno sponsor del canale, ma effettivamente se mi fossi trovato male lo avrei disdetto e non lo userei davvero per casa mia. E poi vabbè, lo sconto di 200 euro in bolletta col mio codice, che ho utilizzato anche su me stesso, ha sicuramente dato un bel aiuto, ma di questo magari ne parliamo dopo. Quindi sono qui per fare un po' di analisi. Ha senso? Ho risparmiato? Ma soprattutto facciamo un po' di chiarezza su alcune questioni talvolta poco comprensibili in fase di sottoscrizione di un contratto. Innanzitutto spieghiamo la differenza tra mercato libero e mercato tutelato. Nel mercato libero il prezzo è deciso dalla società con cui stipuliamo il contratto e può essere fisso o indicizzato. Per esempio, io con Palsy mi sono proprio affidato al mercato libero. Ora, prezzo fisso, cos'è? Una delle prime cose da scegliere quando si apre un contratto con un'azienda che si occupa di energia è decisamente la scelta tra questo famoso prezzo fisso e prezzo indicizzato, no? Cos'è meglio? Cosa significa? Beh, in questo periodo sicuramente c'è qualche vostro amico che sta spendendo poco di elettricità e gas. Un fortunatone che 1 o 2 anni fa ha bloccato il prezzo della componente energia e adesso, nonostante i rincari mostruosi, non ha subito alcun aumento. Bene, tenete conto che è stato un caso davvero fortunato e che anche le sue condizioni contrattuali prima o poi scadranno e dovranno essere rinegoziate. E non sempre il prezzo fisso ha senso, dipende da una miriade di fattori, anche perché sennò non esisterebbero due opzioni, no? Dall'altra parte c'è il prezzo indicizzato, proprio quello che io adesso ho con Palsy. Le oscillazioni del PUN, ossia il prezzo unico nazionale, si riflettono direttamente sul prezzo in bolletta, determinando soprattutto in questo periodo una vera e propria montagna russa di prezzi. Beh, fa ridere che io dica montagna russa perché è incredibilmente letterale. Se ci pensate, queste oscillazioni sono anche una diretta conseguenza del conflitto e delle sanzioni alla Russia. La mancanza di fatto di una parte dell'approvvigionamento su cui l'Europa ha sempre contato ha creato un fortissimo sbilanciamento nella dinamica di domanda e offerta, e questo ha portato a forti cambiamenti sui mercati internazionali, che sono ovviamente estremamente interconnessi tra di loro, no? La conseguenza di vedere oscillazioni nei prezzi, anche su base quotidiana, fortissime. Prezzi del gas che possono quindi determinare riflessi anche sul costo della nostra energia elettrica, quella che alimenta la nostra amata tecnologia. Un recente report di Goldman Sachs ha evidenziato come gli impegni della comunità europea per evitare gravi mancanze della materia prima gas hanno un'ottima probabilità di funzionare e soprattutto di calmierare entro un periodo piuttosto breve i prezzi all'ingrosso della materia prima gas, portandoli al di sotto della soglia dei 100 euro a megawattora entro la fine del primo trimestre 2023. Alla fine è tutta una scommessa, no? Che faccio io? Blocco adesso che è alto, con però la certezza di non pagare più di così, oppure faccio surf sulle fluttuazioni del prezzo indicizzato, ma con la possibilità che ciò non accada? Non semplice decidere. Palsy vuole essere super trasparente e in questo periodo, in fase di sottoscrizione, ha solamente un prezzo indicizzato. Il prezzo fisso ora, con i costi dell'energia alle stelle, non sembra di sicuro la soluzione più conveniente. Ok, e questo era il mercato libero. Dall'altra parte invece c'è il mercato tutelato. Tutelato da chi? Da cosa? Beh, da ARERA. ARERA è un organismo indipendente, è l'autorità di regolazione energia, reti e ambiente, e queste tariffe sono riviste 4 volte l'anno da ARERA per quanto riguarda la luce e mensilmente per il gas. Tenete conto che questo mercato tutelato, a partire dal 10 gennaio 2024, non esisterà più. Altro tema gigante: lettura della bolletta. Intanto Palsy è entrato facilmente nella mia vita per le sue componenti smart e paperless. Anche fare delle bollette chiare, ben progettate, in cui si capisce cosa e perché sto andando a pagare, fa parte dell'opera di trasparenza di Palsy. Queste sono le mie ultime bollette, direttamente fruibili tramite l'app di Palsy. Andiamo a vedere nel dettaglio. Prezzo della materia energia. Questa voce, oltre a contenere la spesa effettiva dell'energia che abbiamo usato, i singoli kilowattora insomma, comprende anche il costo di commercializzazione, trasporto e gestione contatore. Paga, come dice il nome, il trasporto e il contatore, la parte vera e propria di trasporto via cavo dalle centrali alla nostra abitazione, e non dipende dal fornitore. Se poi volete vedere come si organizzano alcune centrali da cui Palsy riceve energia, beh, date un occhio ai video del buon Yachidale, magari ve li lascio qui nelle informazioni. Oneri di sistema. Ecco qui, iniziano una serie di cose diverse tra loro. Occhio che questa parte non è decisa neanche qui dal fornitore energetico, le devono effettivamente pagare tutti. Comprende quindi incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale, agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario, sostegno alla ricerca di sistema, bonus elettrico, integrazione delle imprese elettriche minori e promozione dell'efficienza energetica. Un casino. Accise
ed IVA. L'accisa è di fatto un'imposta che si applica sul consumo. La quota è decisa dallo Stato. L'IVA, invece, anche questa è decisa dallo Stato. È il 10% per le utenze domestiche. Poi, vabbè, in bolletta si paga anche il nostro amato canone RAI, questo lo sapete. E in tutto questo, Palsy cosa fa? Pagare le bollette non piace a nessuno, ma c'è modo e modo di farlo. Nessun operatore energetico vi regalerà la corrente, ovviamente, no? Uno come Palsy, però, può scontare fino a 200 euro in bolletta. E voi potete ottenere questo sconto con il mio codice e utilizzarlo all'interno del link che vi lascio in descrizione. Qui si tratta di scegliere un operatore affidabile, solido, che opera sul mercato in modo trasparente e che permette all'utente di scegliere un profilo personalizzato al proprio utilizzo. Fondamentalmente con Palsy potete fare tutto da PC o da smartphone e anche l'attivazione e il passaggio da un altro operatore avviene in pochi minuti. Basta aprire il sito web, dargli in pasto la vostra bolletta attuale, il codice fiscale e il metodo di pagamento e poi l'operazione è fatta. Poi ci sono piccoli dettagli aggiuntivi come la possibilità di scegliere da quale fonte rinnovabile ricevere l'energia oppure di condividere la bolletta con i vostri coinquilini in modo da far arrivare la ripartizione della spesa direttamente via mail a tutti senza più litigi. Pensate che addirittura l'assistenza può certo avvenire in modo tradizionale oppure comodamente su WhatsApp. Fenomenale per le richieste rapide. Insomma, sembra banale, ma sono queste le piccole cose che fanno scegliere il proprio operatore energetico. E queste piccole cose di Palsy a me hanno convinto. Come sempre, vi lascio i link e tutti i riferimenti qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.